Ma è come in questo momento, parlandosi di città unica, è simbolico ma è significativa l'apertura di questa prima opera di agenda urbana cosenzarende, che unisce appunto le due città. È importante perché crea un'altra occasione di sviluppo di quell'azione sulla mobilità sostenibile che come Comune di Cosenza stiamo portando insieme alla Comune di Rende, ed è importante proprio perché dà la visione di un'iniziativa, di un impegno, di un progetto che deve portare ad unire le due città, ma si deve estendere anche all'altra parte del territorio, che non è solo quella individuata dell'area urbana Cosenza, Rende e Castolibero, ma deve agganciare, deve abbracciare un'area molto più vasta, perché c'è Montalto, ma ci sono pure le Serre, c'è la Presila, e iniziative di questo genere devono spingere verso questa direzione, unire il territorio e unirlo con dei servizi, trasporti, rifiuti, acqua, ambiente, infrastrutture. Per cui credo che il messaggio che noi oggi lanciamo con questa prima opera delle 11 di agenda urbana che abbiamo già realizzato e che inaugureremo da qui ai prossimi giorni sia una significativa rappresentazione di un impegno in quella direzione. Non accettiamo le imposizioni, ma lavoriamo per realizzare cose unitarie. Sì, dopo 40 anni riapriamo questo ponte ferroviario che abbiamo acquisito da Ferrovie della Calabria, che tra l'altro ringrazio. Qui prima, come tutti i cosentini sanno, c'era un canneto. Questo canneto copriva tutta la struttura. Noi abbiamo ricreato le ciclabili, ristrutturato il ponte ferroviario, che adesso è aperto al passaggio, come vedete, ciclopedonale, accessibile anche alle persone con disabilità. È un'opera che ricongiunge i comuni di Cosenza e di Rende attraverso una ricucitura urbana che guarda la mobilità sostenibile. È un progetto simbolo di agenda urbana. Ci abbiamo tenuto tantissimo a che fosse il primo. Questo è il primo delle 11 inaugurazioni di opere pubbliche di agenda urbana che in questi mesi si dipaneranno per tutta la città e i due comuni di Cosenza e Rende. Questa, diciamo, è la città unica che ci piace, quella che fanno i cittadini dal basso. Tra l'altro questo ponte è stato coprogettato assieme a FIAB, la Federazione Ambiente Bici, che si occupa della mobilità sostenibile a Cosenza, si occupa di sensibilizzare i cittadini alla mobilità sostenibile. Questo è il comune unico che ci piace, quello che i cittadini costruiscono dal basso senza imposizioni dall'alto.